Oggi presentiamo l'offerta formativa dell'Università Mediterranea per l'anno accademico 19-20. Come sapete, la nostra offerta formativa copre diverse aree scientifico-disciplinari. Vi ricordo agraria, architettura, giurisprudenza, economia, scienze umane e ingegneria. Queste aree scientifico-disciplinari, l'Università Mediterranea conferma per l'anno accademico 19-20 20 corsi di studio, 8 di primo livello, quindi 8 corsi di laurea biennale, 10 corsi di laurea magistrale biennale, 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Oltre a questo, il manifesto degli studi di fatto è collegato anche a iniziative di terzo livello, quindi attiveremo 5 corsi di dottorato in ricerca e oltre a questo realizzeremo nell'anno accademico 19-20 alcuni corsi di specializzazione che sono rivolti agli insegnanti e agli educatori. È presente anche il corso biennale per la specializzazione per le professioni legali. Oggi siamo qui a presentare l'offerta formativa insieme ai direttori dei dipartimenti, dei 6 dipartimenti dell'Università Mediterranea, con loro delegati, e ai prorettori. Io farò una breve illustrazione, disamina dell'offerta formativa e dei servizi, dopodiché eventuali domande possono essere rivolte anche ai colleghi che sono qui presenti in relazione anche al, diciamo, all'argomento della domanda. La novità sta nel fatto che per consolidare l'incremento delle immatricolazioni che abbiamo registrato quest'anno e che è stato pubblicizzato da Repubblica il 1 luglio, come sapete l'Università Mediterranea ha registrato un più 35%, collocandosi al primo posto per incremento dell'immatricolazione nell'anno accademico corrente. Per diciamo, consolidare questo risultato, l'attenzione è stata rivolta principalmente sui corsi di studio esistenti, ovvero sia è stato fatto uno sforzo per cercare di individuare all'interno dei corsi di studio esistenti dei percorsi privilegiati, quindi degli ambiti ben precisi su cui potenziare il trasferimento delle conoscenze ai nostri studenti, tenendo conto della dinamica del mercato del lavoro e della domanda occupazionale. Quindi sono stati introdotti dei curricula o degli orientamenti cosiddetti che introducono delle parole chiave che sono supportate da insegnamenti specifici in specifici ambiti dei corsi di studio esistenti. Come sapete, i corsi di studio vengono erogati dai dipartimenti. Cominciamo col Dipartimento di Agraria, dove si confermano 6 corsi di studio, 3 di primo livello e 3 di secondo livello. Qui al primo livello, ad esempio, a scienze forestali e ambientali sono stati introdotti 2 curriculum, uno in ambiente e paesaggio agroforestale, l'altro in progettazione delle aree verdi. Mentre al secondo livello, che comprende scienze e tecnologie alimentari, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie agrarie, è stato fatto anche qui uno sforzo per venire incontro agli indirizzi che il mercato fa emergere, introducendo la scienza e tecnologia alimentari, 2 curriculum, uno in tecnologie alimentari e l'altro, che è una vera e propria novità per agraria, che ricordo è l'unica ancora oggi in regione, un altro curriculum in gastronomia e ristorazione. Infine, scienze forestali e ambientali, diciamo, è stata introdotta l'articolazione in gestione dell'ambiente, degli ecosistemi forestali e gestione delle aree verdi. Andiamo ad architettura,
I corsi di studio di architettura sono erogati dai due dipartimenti, il primo di architettura e territorio, l'altro patrimonio architettura e urbanistica, e qui accanto a scienza dell'architettura abbiamo, che è il primo livello, in classe L17 abbiamo architettura e restauro, la tradizionale quinquennale magistrale ciclo unico, e poi una biennale magistrale, scusate, architettura che è la tradizionale al ciclo unico, e poi architettura e restauro che è la biennale magistrale, in cui sono stati introdotti tre curriculum, uno in restauro del patrimonio costruito, l'altro in architettura del paesaggio e l'altro ancora in rigenerazione urbana. E come sapete, sia per la L17 in scienza dell'architettura che per la corso di laurea magistrale al ciclo unico in architettura, l'accesso è regolato da una programmazione a livello nazionale, e quindi è aperto il bando e i candidati, i futuri studenti, possono iscriversi fino al 25 luglio alle ore 15. Quindi è opportuno dare risalto a questa scadenza, che è abbastanza imminente, affinché le famiglie, i potenziali studenti abbiano contezza del fatto che questo è il tempo a disposizione per poter entrare, 25 luglio, architettura, 25 luglio, ore 15. Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, che è anche destinatario di un finanziamento ad hoc quinquennale del nostro Ministero nell'ambito dei Dipartimenti di Eccellenza, eroga scienze economiche in classe L33 con due curriculum. Questi due curriculum sono un'altra novità: il primo economico, l'altro giuridico aziendale, e poi abbiamo la magistrale biennale di economia con tre curriculum, uno in innovazione e sistemi decisionali, l'altro in consulenza e professione, l'altro ancora economico aziendale. Accanto a questo confermiamo il corso di laurea magistrale al ciclo unico in giurisprudenza, e poi per il secondo anno consecutivo l'iniziativa più recente dell'Ateneo, che ha riscosso un grande successo, che è il corso di laurea magistrale al ciclo unico in scienza della formazione primaria. Anche in questo caso vige la programmazione nazionale degli accessi, in un contesto di leggera riduzione a livello di sistema universitario dei posti dedicati a questo corso di laurea, l'Università Mediterranea ha avuto, rispetto all'anno accademico scorso, probabilmente anche in relazione ai risultati che ha ottenuto, un ulteriore, un incremento dei posti disponibili, per cui siamo a 157 più 20 riservati agli studenti stranieri. Anche in questo caso c'è una scadenza, il bando è pubblicato e la scadenza è martedì 20 agosto ore 12. Inoltre il Dipartimento ospita la scuola di specializzazione per le professioni legali, che è un corso di specializzazione biennale che ha due indirizzi, uno giudiziario forense e l'altro notarile, anch'esso con programmazione a livello nazionale. Nell'area di ingegneria operano due dipartimenti, il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali e il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile. Corsi di laurea attivi nell'area: un corso di laurea triennale in ingegneria civile e ambientale con tre curriculum, Safe and Sustainable Structures and Infrastructure, provo a fare la traduzione, sistemi sostenibili e sicuri, sistemi e infrastrutture, strutture e infrastrutture sostenibili e sicure, infrastrutture per il trasporto e la logistica e la sicurezza e gestione dell'ambiente.
li abbiamo declinati in inglese perché alcuni di questi corsi di studio offrono dei corsi specificatamente in lingua inglese. Ingegneria dell'informazione la conoscete, e infine ingegneria industriale, che è sulla, diciamo, sulla scia dei risultati che progressivamente sono migliorati nel tempo da quando abbiamo attivato questo corso di studio, è stata articolata, mi riferisco alla triennale, in quattro curriculum: due nel settore energetico, uno con una più spiccata attitudine nel campo elettrico, l'altra nel campo elettronico, e infine un curriculum gestionale e infine un curriculum industriale infrastrutturale. A livello di magistrale e biennale, la ingegneria civile presenta tre curriculum: uno in infrastrutture e sistemi di trasporto, l'altro in geotecnica per lo sviluppo e la sicurezza del territorio, l'altro ancora in progettazione di strutture civili, di infrastrutture idrauliche e di sistemi per le energie rinnovabili. Ingegneria informatica e dei sistemi per le telecomunicazioni: questa è una magistrale che ha adesso tre orientamenti, cioè dei piani di studio appositamente studiati nel campo delle tecnologie per le comunicazioni ottiche e wireless in reti e applicazioni. In realtà sarebbe reti e applicazioni wireless. Sì, reti e applicazioni wireless, e infine un altro in Intelligent Transportation Systems. Infine la magistrale biennale in ingegneria elettronica, con due orientamenti, uno in elettronica per l'industria e l'altro in elettronica per la biomedica. Infine la magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio, con due curriculum, uno in nuove tecnologie per la tutela del territorio e dell'ambiente e l'altro in produzione di energia a basso impatto ambientale. Emerge chiaramente lo sforzo cui facevo cenno inizialmente di dare maggiore enfasi e anche contenuti a dei percorsi che oggi stanno diciamo, guadagnando strada sempre più. Quindi, ferma restando la solidità e le caratteristiche dei corsi di studio che sono incardinati nelle classi di laurea e di laurea magistrale, diciamo, questo sforzo che hanno fatto i dipartimenti è volto a far intravedere il ventaglio più ampio di possibili sbocchi occupazionali alle quali va incontro lo studente e la studentessa che si iscrivono da noi. Quindi, piuttosto che pensare tout court all'accensione di nuovi corsi di studio, per quest'anno l'Università Mediterranea si è così organizzata, convinta che i corsi di studio attivi conservino diciamo, delle prospettive concrete di formazione e di specializzazione che possono poi dare degli sbocchi in tempi anche relativamente brevi. A questo punto, a questo proposito, è utile ricordare che diversi corsi di studio offerti dall'Università Mediterranea registrano per i laureati dell'Ateneo tassi di occupazione a 1 e 3 anni dal conseguimento del titolo finale, che sono equivalenti o in qualche caso anche superiori alla media nazionale. I servizi agli studenti sono in graduale ampliamento perché destinatari in questi ultimi anni di un massiccio piano di investimenti con finanziamenti esterni, tuttora alcuni dei quali in progressiva realizzazione, per il potenziamento dei laboratori e infrastrutturale, per l'ammodernamento delle aule e delle biblioteche, senza che questo comporti o abbia comportato un incremento delle tasse per l'iscrizione alla nostra università. Sono in fase di significativa espansione aperti nell'ambito della cosiddetta Casa dello Studente di Via Manfroce e della Residenza di Merito di Via Roma. Come pure sono sotto in fase di potenziamento i servizi bibliotecari, che ci prefiggiamo di unificare ancora di più. Questo è un atto che segue la costituzione del sistema bibliotecario di Ateneo, che è avvenuta alcuni anni fa,
come pure i servizi sportivi, museali, linguistici e di terza missione. Sui servizi sportivi non solo contiamo di attrezzarci meglio dal punto di vista strutturale, ma stiamo promuovendo degli accordi e delle convenzioni con altri enti e organizzazioni che svolgono questi servizi qui in città, per cercare di variegare il più possibile, di estendere, diciamo, le possibilità a beneficio degli studenti. Infine stiamo lavorando alla strutturazione di iniziative che devono rafforzare il rapporto col mondo delle imprese e con le altre, con gli altri centri di ricerca. A fronte di tutto questo, che è anche sostenuto da un bilancio estremamente solido, tra i più solidi d'Italia, il contributo annuale di iscrizione ai corsi di studio di primo e secondo livello è sottoposto, rimane sottoposto al regime di agevolazione con una totale esenzione fino a 13.000 euro e non subisce ancora una volta alcuna modifica dal punto di vista finanziario rispetto agli anni precedenti, tutto questo a fronte del potenziamento dei servizi agli studenti. L'inaugurazione dell'anno accademico avverrà il 4 ottobre in concomitanza del conferimento della laurea honoris causa a Ivano Dionigi in giurisprudenza. Il professore Ivano Dionigi è l'attuale presidente di Alma Laurea, già rettore dell'Università di Bologna, e questo conferimento avverrà in presenza di una folta delegazione dei rettori delle università italiane. E questo un'ulteriore tappa e un segno ulteriore del percorso culturale e di presidio che l'Ateneo ha guadagnato in questi anni, passando attraverso riconoscimenti dati e ricevuti al tempo stesso da parte di personalità di notevole rilievo culturale e scientifico del paese, direi a livello internazionale. Quindi voglio ricordare Salvatore Settis nel 2014, laurea magistrale in architettura. Salvatore Settis è l'attuale, ancora oggi, presidente del Consiglio Scientifico del Louvre, già componente della Corte Costituzionale. Venne poi il turno di Stefano Paleari, ordinario in analisi dei sistemi finanziari e già presidente della conferenza dei rettori, al quale abbiamo conferito la laurea magistrale honoris causa in economia nel 2016, il cardinale Gianfranco Ravasi, attuale presidente del Consiglio Pontificio della Cultura, che ha ricevuto da noi la laurea magistrale in giurisprudenza nel 2017, e da ultimo quest'anno questo percorso è passato attraverso il conferimento della laurea magistrale in ingegneria civile a Ojat Adeli, che è un studioso di fama internazionale nel campo dell'intelligenza artificiale. Il percorso di internazionalizzazione dell'Ateneo, che ricordo vuole sfruttare, vuole valorizzare il più possibile anche la sua collocazione geografica, e che è contraddistinto questo percorso dalla stipula di una notevole quantità di accordi internazionali che superano il centinaio e sono finalizzati a incentivare la mobilità di studenti, professori e ricercatori, oltre che di attività svolte in collaborazione, avrà un'altra tappa significativa nella realizzazione il 5 e 6 settembre prossimi a Reggio Calabria del 4 Space International Forum, organizzato dalla Federazione Internazionale Astronautica in collaborazione tra l'Ateneo e l'Agenzia Spaziale Italiana, col coinvolgimento delle autorità locali. Questo evento che cade anche in un momento storico particolare, data la ricorrenza che ha per l'intero globo le iniziali missioni fatte sullo spazio, questa iniziativa ospiterà le delegazioni
ministeriali e scientifiche anche di 24 paesi. Sarà qui ovviamente il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca italiano, perché dovrà ospitare qui i suoi colleghi che vengono dai 24 paesi. Le agenzie spaziali, nel nostro paese l'agenzia spaziale fa riferimento al ministero dell'università. Si fa negli ultimi tempi, diciamo, si sta cercando di incoraggiare un respiro nuovo in questa terra. Si sta cercando, insieme alle altre istituzioni alle quali l'università mediterranea è collegata, si sta cercando di promuovere un segno di speranza ai giovani che sia diciamo, sostenuto dalla eccellenza di cui anche la nostra terra è ricca. E quindi per come misura di incoraggiamento e di contrasto anche a fatti che peraltro caratterizzano l'intero paese, non solo questa regione, diciamo, in varie occasioni anche di recenti alle quali abbiamo partecipato, è emersa l'opportunità che sia dato un segnale molto chiaro alle famiglie che è opportuno continuare a costruire l'eccellenza, a difenderla e a trattenerla. Noi stiamo anche da questo punto di vista rafforzando i collegamenti col mondo delle imprese. L'Ateneo alcuni mesi fa ha fatto anche un avviso pubblico che è disponibile sul nostro sito, che è rivolto a tutte le imprese grandi e piccole che vogliono rafforzare il collegamento e la collaborazione con l'università o addirittura lo vogliono far nascere. Ecco, stiamo incoraggiando delle iniziative che possono anche, potranno nell'arco di poco tempo creare delle opportunità di lavoro qui, offrendo alle imprese la possibilità di delocalizzare le loro attività. Per questa regione, diciamo, volendo far emergere il significato, l'importanza delle nostre potenzialità ai fini della creazione delle eccellenze nel nostro territorio, il messaggio augurale e di sprone che rivolgiamo ai futuri studenti come agli attuali studenti è di diventa un'eccellenza del territorio. Questo è lo slogan che troverete sulle brochure che vi vengono consegnate. Tutto questo è presente nel nostro sito web, che volutamente diciamo, contiene in bella vista, in prima pagina, tutte le nostre attività nel campo formativo, mettendo parzialmente da parte tutte le iniziative che riguardano la terza missione, delle quali il nostro Ateneo è molto ricco. Ricordo che siamo ormai giunti a un livello dell'ordine di 300 iniziative l'anno, con uno sforzo immane, iniziative che sono aperte a tutte le altre istituzioni. Spesso ospitiamo qui, oltre che le scuole, ospitiamo anche iniziative delle altre istituzioni. A breve ci sarà un incontro per dare un impulso anche ai rapporti di collaborazione con l'ospedale metropolitano, quindi il raggio d'azione dell'Università Mediterranea rimane ampio, ma anche diciamo, arricchito e riempito da iniziative che si realizzano giornalmente. Con questo breve excursus io mi fermerei qui, lasciando spazio alle domande, se ci sono delle domande puntuali che possono essere rivolte anche ai direttori di dipartimento, che io ringrazio, che sono qui presenti, per agrario il professor Zimbalatti, per architettura il professor Manfredi e il delegato del direttore Santini, la professoressa Simone, per giurisprudenza, economia e scienze umane il professor Ferrara, per il Dipartimento di CEM il professor Leonardi, per il Dipartimento di ES il professor Iserni. Sono con noi
alcuni prorettori, che io ringrazio, il professore Morabito per l'internazionalizzazione, il professore Pitetta per la didattica, e poi c'è la professoressa Della Spina che si occupa dell'orientamento, il professor Bagnato che si occupa del collegio della residenza di merito in via Roma, e il professor De Capua per il trasferimento tecnologico. Come dire, alcuni colleghi non hanno potuto essere qui, ma sono qui e lavorano per gli studenti giornalmente. C'è un lavoro silente che viene fatto tutti i giorni. Vorrei fermarmi con un ringraziamento particolare agli uffici che come dire, si sono sbracciati e si sbracciano tutti i giorni per dare una mano e sostenere e supportare le attività del corpo docente. Senza questi uffici non potremmo affatto andare lontano. In queste ultime settimane l'Ateneo è stato, come dire, chiamato a dare delle risposte ben precise a dei corsi molto numerosi, mi riferisco ai corsi per il sostegno e gli altri ancora che si stanno realizzando nel campo della scienza della formazione primaria. Ebbene, devo dire che tutto questo, a fronte di numeri ai quali non eravamo abituati, tutto questo è stato realizzato nel totale ordine, con anche puntualità e rispetto delle norme, che merita una segnalazione.